Ciao amici, buona pesca, sono tornato e oggi sono con qualcuno che conoscete bene. Ehi, ciao ragazzi, come state? Sono nel canale di Niccolò, del Pischello. Oggi sono un ospite, sono un semplice ospite. A gratis, chiaramente. E oggi siamo nell'Ozeri e proveremo a pescare qualcosina a bolognese. Ma guardate che bello. Vediamo, ieri la coppia Vannucchi ha fatto un pareggio, vediamo se oggi si riesce a vincere. Ieri era abbastanza cotto, dopo un mese e mezzo di inattività ero veramente un vecchio, come direbbe Gianfranco, un vecchio di merda. Inneschiamo i bachi, 1, 2, il terzo nel brasa, ecco lì. Andiamo, vai. C'è tutti i mulinelli in acqua, si fa fare il giro tondo. Cazzo, questa è mangiata, eh! Pollo! Se ciucciata di bacchetta ha dato, questa non credo. I miei commenti da lontano. Si sentono, sì, guarda l'acqua, mi sono ciucciati. Pollo! Ma stai lì, distrai. Il posto più bello. Vediamo. Si dovrebbe vedere in diretta. Se la qui ho visto una fondata spettacolare. Ma questo è un pesce. È un pesce? Come un pesce? Guarda che c'è l'11, oh! Piano, sono fermo, questo è partito. Era fermo, era piantato. Sembrava al fondo. Grande. Però al fondo si muove. Questa è la carta. Questa va bene che levata all'11. Prima era un caverno, ma questa è una carta. Dove sta andando? Questa è un casino. C'è l'11, il filo fine, la mina del 20. Serve un'impresa. Con calma. Vabbè, come guida, però intanto ti ho fatto sentire un pesce. Addio. È abbastanza cattiva. Questa è una carta. Al massimo dopo si aumenta al finale. Però intanto il combattimento mi sembra un po' stanco. Sì, no. Questo si va sull'altro lato del posto, vedi che il filo sulla corrente? Sì. Questo va sul lato di là. Deve andare di là. Qualcuno la fermi. No! Eccola! Ho trovato il modo di staccarsi. Uno padellato. Uno agganciato. Quanti maghi hai messo? 3. 3? Troppi? No, io non avevo messo 2, il gondolone. Però 3 erano garbati. Col capello no, era 3 o 2? 2, con quello dopo 3. Eccolo. Questo è caverna. Questo è caverna. Con 3 bachi.
Gli faccio mangiare. Questo li fa star bene. Vediamo un po'. Nello nello. Nello nello. È lui, è lui. È lui. Là. Oh, eccolo. Tenga. Aspetta. Questo è il suo pesce. Io sono un umile guida di pesca. Angolato. Questo è nuovo, eh. Questo ce l'ha dato Andrea Collini l'altro giorno con Gianfranco. Vedi che aveva fame? Vai, faccio una foto? Sì. Bene, via. Oh. Uno è andato. Ci hai fatto lo shooting. Sì, sì, è il primo che lo fai. Goditelo. Vai. Il primo ripreso sul canale. Stavolta la telecamera c'è. Bravo, complimenti, tenga. Thanks. Vedi, però i tre bachi sono piaciuti. Li facciamo ingrassare. Olè. Preso? E ora è arrivato. Primo lancio. Ma qui siamo a casa mia. Questo tira. Ho visto un'ombra gialla. Allora aspetta. Sa di sì. Non volevo disturbare la tua azione pescante. No, no. Poi mettici anche tanto a uscire ora. Addio. Addio. È in fuga. È in fuga. È passato di là dal correntone, vai. Bob, 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 bob. Come i motorini. Sembriamo Striscia la Notizia che corriamo dietro. Cazzo è bella, oh. Cazzo sei bella. E che sta tolta però? Avrò mia pesata, poi. È un gran pesce. È ripartita. Porca miseria, pensavo fosse più piccolina. Oh, eccola! Ah, oh, che pesce! Con l'11! Mamma mia! Che culo! Preso la lavannucchi chiaramente! Sulla. Guarda qua! Si vede? Sì, sì. I bachi sono ancora buoni. Falla vedere. Guarda un po' se ce la fai a inquadrarlo. Filo usurato. Ragazzi, l'11,5 ha retto alla grande. Vediamo un po'. Nella pinna. Nella pinna caudale, ecco. Vediamo un po'. Ramino ha retto. Ramino, come potete vedere, è aperto. Ma ha retto. Bravo Amino. Vado a rilascio? Prego. Ah, che spettacolo di pesce.
Ragazzi, l'Ozeri è un fiume miciattolo strepitoso. E vediamo se ti prendo sul tempo di qua. Siamo prima che torni quell'altro laggiù. Là. Avevo sete. Vedi, la trovi anche al fiume al volo. Ci spostiamo. Sì, la guida di pesca consiglia un nuovo spot, almeno provi a fare anche una passatina, visto che qui comunque era un borgo dove la pesca era anche un po' più facile. Andiamo sotto che c'è una bella passata dolce che normalmente risiede il ciprinide cavedanato. Ho qualche birra, vediamo se sì, la tiro fuori. Vabbè. Preso? Sì. Grande cazzo, che ferrata che hai. C'è il filo del 9, ti ho messo il filo fine. Che ferrata che hai dato. Spettacolo. Sarà un cavedanino, cavedanello. Probabilmente sì, è un cavedanello. Ho dovuto riaggiustare un attimo la lenza. No, ti ho messo il 10. 10 la meno del 23. Buono? Ma no, se me non è grande. E giocaci bene la frizioncina. Un pochino puoi tenere pressione, eh. Occhio che c'è l'erbaccio qua. Che è troppo fermo, mi guarda. C'è? Sì. L'erba. Bello. Bene, tipo l'altro. Grande prova. Olè. Oh. E andiamo. Questo l'hai lavorato perfetto. Abbiamo fatto un'ottima pasturazione. Bravo così. Là. Due, dai, è già buono. Poi questo mi è garbato. Questo mio, che spettacolo sei! Questo è più bello. Dio. Mamma mia, che spettacolo! Che? Okay. È un carpone, Nico, è un carpone. Guarda, c'è il filo del 10 e la mina del 23. No, no. Ah. No, ah, sono... Fare per slamare? Sì, ce l'ho in tasca. Prima che... Ma che non so che non è. Ma lo sai che è successo? Secondo me è stato predato da un luccio di là. Dio, ma è venuto fuori. Un casino. Non può essere questo lì. Guarda là che ha mosso l'acqua, guarda che...
che questo pesce qui abbia fatto il casino. Mamma mia, che botta che ha dato. O era una carpa che è saltata fuori, quello spavento. Oh, ma dato è uscita una roba, era... Secondo me era un luccione. Secondo me era un luccione. Vabbè, intanto dai, oggi spero ti sia divertito. Tricletta. Guarda, questo c'ha anche tutti i baci in bocca, vedi? È entrato un po' sturo. Vai. E via. E via, e va. Eccolo. Come va? Oh! C'è la carpa, occhio alla frizione. E neanche... Avevo anche il cellulare acceso, guarda, quindi sei in video sul cellulare. Guarda che buchetta che c'è sotto. E là poi è proprio bella come... Guarda. No, adesso è un cavedano. Troppo bello. Un cavedano, come dice quello americano. Tac. Ecco, la belloccio, che è questo? Questo è più grasso. Questo ha mangiato. Là. Bello questo. No, tutti i bachi che ci sono lì li ha spusati. Detto a me che non ho attaccato, volevo fare la fondata. Io qui ce l'ho. Ah, ce l'hai? Sì, sì. Una nuova come questa è meglio dell'altra o no? A sentirla sì. Questo è un bambino, è un ragazzo bello bianco, poi sembra una spigola. Oh, è bianco. Oh, io non ce la fa a legarlo. Fluo è arancio, non l'ho trovato. Oh, 70 anni e non sentirli. Oh, l'amo lo vedo, il filo è qua. Nonnosauro si sta raggiungendo. Cazzo, non ci vedo più una sega. Cazzo ridi, coglione. Mi prendi anche per il culo. Ti ho portato a prendere i pesci. Questo ce l'ha attaccato da due ore. L'hai messo in fila, come si suol dire. E voilà. Oh, una giornata è stata positiva. Direi. Direi? Divertente. Guarda questo. Dai, ascola, questo me mangiava. Vai. Tac. È la nassa naturale. Ecco l'angolo dell'esperto. Il segreto per aver preso più pesci rispetto all'inizio? La canna. La canna, non è vero. Com'è questa canna? Te che sei un neofito. Prima pescavi con una canna un pochino più commerciale, questa però è una fuoriserie. E quindi com'è la sensazione? La sensazione, non so, mi dà più una leggerezza. Bene. E manovrabilità. Benissimo. Che i pesci si prendono, quindi il suo lavoro lo fa. È divertente, immagino, leggera. Sì, sì, no, sì, rispetto a quell'altra che mi ci trovo bene, però questa un è pelo. Come averla attaccata così, va col braccio. È una prolunga del braccio. Molto bene. Continui, che sta arrivando il buio. Andiamo.
tac, rubo al baco. Io chiaramente oggi sono una semplice e umile guida di pesca non pagata chiaramente. Sono passato da badante di Gianfranco a baby fisher, e da badante per Gianfranco. Il pescatore di fiducia. Il nostro pescatore di fiducia. Oggi c'è il pischello di fiducia. Guardate che classe. Ta. Ci sono altri amici che pescano. Noi per ora stiamo facendo veramente molto bene. Stiamo prendendo veramente tanti pesci. E questa va a cercare la GoPro qui. Se la vuoi accesa. Abbiamo comunque sempre gadget con noi. La testa a piedi. Ora poi arrivano le novità. Ci sono delle novità in arrivo, state con noi. Le fa buio? Sono calate le tenebre. Si vede poco. Stiamo accendendo tutte le luci del mezzo di trasporto. Ma fatto fa buio! Accidenta al cane! Gli è tornata voglia, ragazzi. Bene, bene, sono contento. Stavolta bolognese, un po' differente dallo spinning, guarda casino che c'è. E però ci siamo divertiti, si sono presi 8 pesci, non lo so, vanno contati nel video. E nulla, lui è stato più a guardare, ha fatto più da guida oggi. Giustamente ero una guida, non è che potevo pescare, ho avuto un attimo un guizzo, un campo, ho avuto un guizzo alla Vannucchi come sempre da fuori, perfetta, una carpa tra l'altro sui 5 kg, bellissimo. Vabbè, però il pischello oggi a Bolognese penso si sia divertito e penso sia anche un messaggio per tutti i ragazzi giovani. La pesca a Bolognese, anche se non si è capace o si ha le prime armi, può essere molto molto divertente, quindi io ci ho messo il mio, ora tocca a lui. Piano piano, consistenza, costanza, consistenza, trinsfanzi e niente. E affassari, Sennari, vediamo prossima volta. Tari a tutti, tari. Ciao Gianfra! E ciao nonno Sauro, che ce n'ho qui accanto l'erede. Con gli occhiali sono l'erede al trono di nonno Sauro. Va bene, porteremo a pescare anche il nonno a breve. A breve. Ciao a tutti!